Ciao cacciondi, immaginate di girare una città, di visitare un museo o semplicemente di essere in un centro commerciale e di scoprire più cose su questi posti semplicemente con il vostro dispositivo mobile. Basta immaginare, perché adesso tutta questa roba si può fare con la realtà aumentata. E come funziona? Questo software riconosce gli oggetti in contesto, come macchinari in fabbrica, automobili in concessionaria, opere d'arte in un museo o in una galleria, e permette di associare contenuti informativi come schede, immagini, video ed elementi in 3D. La nota ficca di tutto ciò è che mentre qualche mese fa avevi bisogno di 200-300 immagini, adesso bastano soltanto una quindicina di immagini per far riconoscere al software un oggetto. E quali sono i campi di applicazione di questa tecnologia? Industria, grande distribuzione, turismo e beni culturali, musei e navigazione interni come gallerie, centri commerciali, aeroporti, stazioni. A mio avviso questo dovrebbe essere il momento in cui vedremo piano piano nella nostra vita quotidiana un utilizzo pratico alla realtà aumentata che non sia Pokémon Go. Quindi cacciondi, mi raccomando, se lo lavan!